Dopo i lavori di restauro del tetto della Rocca Ariostesca, continuano gli interventi di miglioramento di Castelnuovo Garfagnana. Pezzo dopo pezzo, l'amministrazione comunale rifà il look al centro garfagnino, con una serie di interventi mirati alla riqualificazione del centro storico. Pochi giorni fa sono iniziati i lavori alla ex pista di pattinaggio, proprio ai piedi delle Rocche Estense. La pista di pattinaggio da alcuni decenni era completamente abbandonata, diventando una zona degradata. Adesso, grazie a questi interventi, tornerà ad essere vissuta da tutta la comunità. Ma intanto è un intervento importante, concreto, di 400.000 euro che riqualifica un'area. Però non è un'area qualsiasi, è un'area a ridosso del centro storico che può diventare un punto di vita, un punto di incontro per i giovani, per gli anziani, per attività culturali e ricreative molto molto importanti. La zona infatti, oltre a diventare un'area mercatale, potrà ospitare iniziative culturali e sociali. Non esclusa la possibilità di realizzarci della prosa, ma anche serate dedicate al ballo e iniziative che coinvolgeranno persone meno giovani. Il costo dei lavori è di 400.000 euro, di cui 240.000 da Regione Toscana e 160.000 dalla Fondazione Cassa dei Risparmi. Non si esclude anche la possibilità di riqualificare un vecchio sentiero che costeggiava la Turrite fino all'ex mulino, oggi sede dell'Unione dei Comuni.